i generali laggiù a Natrang avessero potuto vedere quello che vedevo io, avrebbero ancora voluto che lo uccidessi. Più che mai, probabilmente. E che cosa avrebbero voluto i suoi a casa, se avessero mai saputo quanto si era allontanato da loro? Si era staccato da loro e poi da se stesso. Non avevo mai visto un uomo così distrutto, così a pezzi. Amate i vostri nemici e perdonate coloro che vi sfruttano e vi perseguitano. Il giorno del perdono è arrivato. Perdonare i romani? Perdonate tutti. Tutti coloro che impugneranno la spada, Barabba, sarà la spada a farli morire. Ma il Signore non vuole il dominio dei pagani in Israele? No, Barabba. La saggezza di Dio riempirà la terra, come l'acqua riempie il mare. Devi credere in me. Sono venuto per prendere su di me le ingiustizie del mondo. Chi vuole seguirmi deve fare come me. Noi non accettiamo di prendere parte a questa gigantesca truffa con la quale rischiamo di recare un grave danno al paese. Tu sei molto abile, Jim, devo riconoscerlo. Io non credo che l'annullamento di una missione oppure il taglio dei finanziamenti significhi la distruzione dell'America. Se il solo modo di tenere qualcosa in vita è di commettere un'azione di cui mi vergogno, non so quanto ci tenga a tenerla viva. Tu ci devi aiutare. Ti prego, non mi mettere alle corde. Sei pazzo. Lo sai che sei pazzo. Tu ci hai messo in questo impiccio e sei tu che non vuoi essere messo alle corde. È tornata Evelyn Draper, quella che ha cercato di uccidere Bertie. E come ha fatto? Credevo che l'avessero messa in un manicomio criminale. Infatti, ma poi l'hanno fatta uscire. Significa che ora è guarita? In teoria sì. E adesso che potrebbe succedere? Credo che non dovremmo vederci almeno per un paio di giorni. In caso che quella donna ce l'abbia ancora con me. Si è già fatta viva, non è vero? Non ti devi preoccupare, riuscirò a cavarmela. Io mi chiamo Tom Jarrett. Salve, sono Betty Logan. Lieto di conoscerla. Le interessa il football? Interessava un mio amico, Leo Farnsworth. Eravate molto amici? Sì, molto amici. È terribile, mi dispiace. Ah, c'è un sacco di gente che mi sta aspettando. C'è una grande festa e così via. E sono un po' in ritardo. Mi dispiace, io non... No. Volevo dire che tutto a un tratto non mi va di andare a una festa. E pensavo che potremmo... Insomma, vuole venire a prendere un caffè o qualcosa? Beh, come l'ho detto. Gioca da capitano. Sì, come lo sa? Gradirei molto prendere un caffè con lei. Vede, io attraverso il piombo non riesco a vedere. Ah, questo è interessante. Il suo passato qual è? Da dove proviene? Beh, è difficile spiegarlo in realtà. Vede, io vengo da... Beh, da molto lontano. Da un'altra galassia, per l'esattezza. Da un pianeta di nome Krypton. Eh? Krypton. Perché sei tu? Come hai detto? Insomma, perché... Per che cosa sei qui? Ci deve pure essere un motivo. Sì, per lottare per la verità, la giustizia e per la democrazia. Allora ti ritroverai a lottare contro ogni funzionario in carica di questo paese. Sono certo che stai scherzando, Lois. Io non posso crederci. Lois? Eh? Io non mento mai. Allora Robin Hood disse a Little John: questo sceriffo è proprio un babbeo. Che ne dici se lo stendiamo e ci prendiamo l'oro? Non per noi, ma lo daremo ai poveri bisognosi ai quali è stato sottratto. E poi tutti i poveri furono contenti perché non erano più poveri. Sì, ma quel Robin Hood è rimasto all'asciutto. E con questo la sua ragazza lo amò anche di più. Era molto bella. Ah, era fra le più belle del mondo. Che cosa vuol dire sposata per posta? Per procura. Lui era già in Africa. Ma lei doveva essere ancora in fasce. Quanti anni aveva? 16. E lui non è più tornato. Ah, matrimonio non consumato. E cosa fa ancora in questa casa? Non ne ho altre. Buonanotte. Buonanotte, grazie. A che ora vuole che la svegli domani? No, non si disturbi, faccio da me. Anzi, cercherò di non fare rumore domattina. Grazie. Bene. Ah, commissario, mi sono alzato presto perché ho passato una notte insonne. Il caldo. Bisognerebbe andarsene dalla città. Il mio giardiniere l'ha già fatto. Ma non mi dica che si trovava a passare di qui per caso. Non glielo dico. La retata è andata bene? Come l'ha saputo? Anna Carla mi ha telefonato ieri sera. L'aveva avvertita un suo zelante informatore. Allora lei conoscerà anche i risultati della nostra retata. E perché dovrei, commissario? 7 prostitute, 3 pappa e un giovanotto di nome Lello Riviera. Perché lo racconta a me, signor Santa Maria? Cerchi un po' di indovinare.
Il tatto squisito dei nostri questurini. I resti, da come si presentano, indicano un tranquillo pasto di un grosso squalo, forse un longimanus o un Isurus glaucus. Ora, la massiccia perdita delle parti molli impedisce un'analisi più accurata. Tuttavia lo squalo dovrebbe essere molto più grosso di quelli che normalmente si trovano in queste acque. Non siete usciti a controllare la zona? No. Beh, quella non è stata opera di un'elica. Non è stato un fuoribordo. Né sono stati gli scogli. E nemmeno Jack lo squartatore. È stato uno squalo. Che faccia tosta sti giapponesi, sti schifosi bastardi. Bombardare la nostra flotta nel giorno del compleanno di papà. Dice che 100.000 uomini si sono arruolati stamattina. Branco d'imbecilli. E sonne, smettila, che bisogno c'è di parlare di guerra? Zitta tu, parla col carro, capito? Sono imbecilli, perché rischiano la vita per degli oscianieri. Dammi da bere, dai. È la voce della moglie di Mark, ma quando ho chiamato la segreteria lunedì la voce era maschile. E il giorno dopo Mark mi ha assicurato di non aver ricevuto messaggi. Devo avere sbagliato numero l'altra sera. E allora? Ecco perché mi si era scaricata la batteria. Tom, scusi, ma di che cosa sta parlando? È per questo che Garvin ha ceduto alla mia bolletta. Riporterà una lunga chiamata mentre ero insieme con Meredith. Lei mi ha tolto il telefono di mano. Sono nel suo ufficio, chiamo un altro numero, ma non ho il tempo di spegnere. E questo rimane acceso. Qualcuno ha registrato tutto sulla sua segreteria. Ora ci sono io, sull'altra faccia della luna. Ho perduto i contatti col mondo. E tutti dovranno stare col fiato sospeso aspettando che sbuchi. C'è la polizia qui. Lo sai, Beth, che in certi stati dell'America del Sud è ammesso dalla legge uccidere la moglie se ti insulta? Vi parla il presidente degli Stati Uniti d'America. Mi rivolgo a voi nella speranza che quanto è accaduto oggi nel deserto del Nevada sia stato frutto solo di un malaugurato fraintendimento culturale. Da parte mia non c'è alcun dubbio che i nostri due popoli debbano stabilire dei contatti nel reciproco interesse. Avrete provato la stessa nostra emozione nello scoprire che esiste altra vita intelligente nel sistema solare. Per un minuto ero la risposta alle vostre preghiere. E un minuto dopo nessuno aveva più un minuto da dedicarmi. Io mi sono incazzato con voi. Vi avevo dato più di quanto vi avesse dato chiunque altro. E che ricevo in cambio? Una straccia di grazia, un filo di gratitudine. Ti dico che l'ho avuto in culo. Io voglio, per cambiare, che ad aver cura di me siano gli altri. Che ne dite? Che cosa voglio, Cristo? Voglio ciò che ogni uomo vuole. Un poco di affetto. Un po' di fiducia.